Buonasera a tutti e benvenuti al nostro secondo webinar con il dottor Funghe. Questa sera il dottore ci parlerà di un argomento, penso il più comune in farmacia o negli studi, che è la menopausa. Un argomento molto, molto interessante e spesso ancora è un piccolo tabù, visto che la menopausa non è una malattia, ma è una fase della vita fisiologica. Vi lascio al dottore e buona serata intanto. Grazie mille, Praide, grazie della introduzione. Buonasera, signori, signore e signori, vorrei darvi anch'io il benvenuto al webinar di oggi. Grazie che fate ancora parte delle nostre presentazioni. Mi vorrei presentare solo brevemente. Sono allora il dottor Kunke di Rovereto, medico di medicina interna generale. È da 30 anni circa impegnato sul campo della medicina biologica regolativa. Oggi, come già accennato il nostro caro signor Paride, rappresentante della ditta Reykjavik, sono molto grato che siano qui i signori della ditta Reykjavik a rendere possibile questa giornata, questa serata. Oggi parlerò allora di un argomento un po' delicato che chiaramente occupa tutti i terapeuti e i medici ogni giorno e ammetto che nel corso degli anni è diventato forse sempre di più difficoltoso parlarne, soprattutto come uomo, perché io proprio come uomo non potrò mai ovviamente capire completamente il fenomeno del climaterio o della menopausa nella sua profondità. Inoltre, le malattie delle donne o i problemi delle donne in generale sono entrate nella coscienza della medicina solo molto tardi nella storia della medicina, della storia umana in generale, cioè nel XIX secolo. Ciò nonostante, vorrei iniziare a fare questo tentativo. Sicuramente molti dei miei pensieri sono comuni a voi, saranno forse un po' dei ricordi ai tempi dei vostri studi. Comunque spero tanto di potervi dare qualche suggerimento, su questo argomento. Allora, andiamo subito, a un breve sguardo sulla definizione ufficiale, molto concisa, come potete vedere, il climaterio. E questa definizione riflette un po' quello che ho detto prima, una concretezza che sembra scientifica, da un lato corretta, necessaria chiaramente, ma dall'altro lato rispecchia questa definizione anche questa impersonalità che parla molto chiara da queste frasi. Un breve sguardo, forse un po' di umorismo, al passato. Le male lingue sostengono che questo signore fu la prima vittima maschile del climaterio, una vittima letterariamente documentata. La moglie di Socrate, il famoso filosofo greco, la signora Xantippe, è diventata un sinonimo di una moglie arrabbiata, rumorosa, presumibilmente della mezza età. Però, dall'altra parte, se non fosse stata così, eventualmente non avrebbe sviluppato la sua filosofia, il signor Socrate, documentata questa filosofia in modo esemplare dal suo grande seguace Platone. Torniamo all'argomento e alla fisiologia. L'orologio della vita va più veloce di quanto pensiamo. Alla mia età lo posso dire, anche più veloce di quanto pensano le donne interessate, come potete leggere qui. A 30, a 20 anni, 30 anni la vita non sembra avere una fine, sembra più lontana,
di quanto non è, diciamo, la Germania dal primo atterraggio sul Marte. A 30 anni cominciano a cambiare le cose fino alla fine di questa decade possono subentrare già i primi problemi, disturbi del sonno, mestruazioni un po' deragliate e via dicendo. Dopo i 40 anni, e questo sarà approfondito, questo argomento, arrivano dei problemi a volte già molto seri oppure anche un po' insidiosi che nessuno eventualmente pensa a una menopausa eventualmente precoce. Allora, che cosa fa sì che una donna si sente tale? Parliamo un attimino su il sistema della comunicazione dell'organismo umano. Vediamo qui il ruolo centrale del sistema nervoso autonomo, di cui un grande scienziato, Rudolf Virchow, disse una volta: è probabilmente la sede dell'anima. Una esternazione molto interessante per un scienziato orientato sulla scienza, diciamo, monocausale classica di un Isaac Newton. Questo schema lo mostro per il motivo che ci ricorda necessariamente che in ogni momento della nostra vita, qualsiasi punto del no nostro organismo percepisce qualsiasi reazione, qualsiasi evento dello stesso organismo in un altro punto. Non c'è azione della regolazione del nostro corpo in cui il sistema neurovegetativo non sia coinvolto. Ora, mentre il sistema neurovegetativo con i suoi ben noti neurotrasmettitori come la adrenalina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina o acido gamma-aminobutirico, mentre allora funziona in frazioni di secondi, di un secondo, controllando con la centrale la periferia e ricevendo viceversa degli impulsi dalla periferia verso il centro, il sistema endocrino funziona in una maniera relativamente lenta. I suoi impulsi impiegano minuti, ore, addirittura giorni o un intero mese. Per una migliore comprensione vogliamo considerare ancora o ricordare le seguenti strutture: l'ipofisi, che a sua volta è subordinata ad altri centri, anche alla vita emotiva, ha piccolissime dimensioni e sta secernando nelle sue varie sezioni una grande cifra di sostanze che successivamente controllano tutto il sistema endocrino. Oggi ci interessa in prima linea il precursore LH, l'ormone luteinizzante, o FSH, l'ormone che stimola i follicoli. Poi ci sono chiaramente ben noti anche l'ormone della crescita, l'ormone TSH, quello che stimola la tiroide, ACTH, che serve per stimolare la ghiandola surrenale. Gli altri ormoni vogliamo saltare a questo punto. Non direttamente coinvolti nel metabolismo specificamente femminile, ma comunque molto significativi, perdonate, molto significativi per il nostro presente argomento, sono altri componenti del sistema della asse dello stress, la tiroide e le ghiandole surrenali. Disturbi latenti della tiroide, come sapete sicuramente tutti, possono diventare manifesti durante la fase del climaterio e peggiorare, oppure peggiorare significatamente le condizioni delle pazienti. E naturalmente, non last not least, gli organi del bacino, della pelvi, utero ed ovaia. Ecco un
semplice schema di circuito che mostra la connessione tra le strutture centrali, ipotalamo, ipofisi e gli effettori periferici, gli organi ormonali veri e propri. Così gli ormoni o precursori LH ed FSH hanno una influenza promozionale sull'ovaia, che a loro volta producono poi gli estrogeni e progesterone. Questi hanno prevalentemente un effetto di feedback negativo sui centri superiori e quindi frenano, evitano una eccessiva produzione. Nel corso di un mese, durante la fase fertile della vita di una donna, l'interazione di questi ormoni si traduce in un quadro ritmico, in una sequenza regolare di eventi. Ora un'immagine di cui vi chiedo di tenerla un po' nella vostra memoria, cari ascoltatori, l'albero genealogico degli ormoni. Tutto quanto, sicuramente lo sapete ancora dai vostri libri di fisiologia, tutto quanto comincia con la produzione di colesterolo epatico, quindi una sostanza assolutamente necessaria, il colesterolo, e alla fine risulta dopo una cascata abbastanza difficoltosa, abbastanza complicata, risultano gli ormoni periferici. Non sarebbe da dimenticare che il progesterone, come è anche il precursore di due importantissimi effettori, due importantissimi ormoni surrenali, l'aldosterone che controlla tra l'altro la regolazione della pressione arteriosa e il famoso cortisolo. Quindi il progesterone ha un ruolo molto centrale nella vita di una donna, tra l'altro non solo è l'ormone della seconda fase del ciclo mensile, ma anche l'ormone della gravidanza. Devo purtroppo saltare l'argomento interessante, velocemente solo menzionare ormoni come il DHEA oppure anche il testosterone più in là. Allora, cosa fanno questi ormoni? Sapete sicuramente gli argomenti o i titoli più importanti, l'estrogeno è l'ormone della prima fase del ciclo mensile. È un ormone anabolico, possiamo dire, tutto ciò che rende una donna giovane e desiderabile, chiaramente, è dovuto a questo estradiolo. Altri effetti sono sempre rivolti alla rigenerazione, all'aumento anche del peso, purtroppo, e delle capacità del tessuto di reagire. Un, possiamo dire, antagonista parziale, questo è forse una espressione un po' osata, ma in ogni caso un fattore che dà un equilibrio agli effetti dell'estrogeno, un effetto regolativo, è il progesterone che avevo già menzionato prima. Chiaramente regola assieme all'estrogeno il ciclo mestruale, regola anche la temperatura del corpo, prepara e mantiene la mucosa dell'utero e fa sì crescere le ghiandole mammarie, ma evita una eccessiva crescita dell'intero seno. Gli effetti del progesterone sarebbero più paragonabili all'effetto del parasimpatico, per così dire, mentre gli estrogeni rappresentano più un fattore di attività, come se fossero adrenergici questi ormoni. Guardate un po' veloce su questi effetti, sull'elenco di questi effetti che sono assolutamente interessanti e nella diagnosi o nel giudicare la situazione di una donna della mezza età, sicuramente molto utili se teniamo presenti questi
questi effetti che possa fare il progesterone. Per noi, al giorno d'oggi, che vediamo sempre di più problemi gravi del sistema neurologico, e ne sono convinto che ne vedremo ancora molti di più nei prossimi anni, per noi dovrebbe essere questo un argomento estremamente interessante, la protezione del sistema nervoso. Problemi di concentrazione, anche dovuti a un sonno che non è più rigenerativo, problemi anche della percezione, problemi tipo neuropatie, possono essere almeno in parte dovuti alla carenza di ormoni e particolarmente di progesterone. Non da dimenticare anche un effetto protettivo riguardo alle malignità, soprattutto il cancro al seno, approfitta, oppure le pazienti ne approfittano dal progesterone, anche noi uomini tra l'altro. Il progesterone è un fattore protettivo dal cancro alla prostata. Questo testo qua troverete naturalmente nel vostro handout, quindi voglio solo dimostrare che ci sono effetti in parte contrastanti tra questi due ormoni. Veloce parola ancora sul testosterone, che negli ultimi anni a volte è stato elogiato come un ormone indispensabile per le donne, soprattutto per le sue capacità anti-osteoporotiche, per le sue capacità riguardo alla massa muscolare e via dicendo. Comunque, guardandolo più da vicino, devo dire che non è quasi mai necessario fare una sostituzione con questo ormone direttamente. Più importante in ogni caso sono gli altri. Spesso ci sono delle domande riguardo ai titoli di questi ormoni normali. È vero che esistono diverse aspettative, diverse intenzioni, diverse opinioni su questo argomento. Il ginecologo dottor Volker Rimkus ha fatto un enorme lavoro in 40 anni di attività professionale, e secondo lui sono questi i valori più sicuri sui quali possiamo fidarci, di cui possiamo fidarci, che sono range molto interessanti e veramente affidabili. La mia prassi quotidiana conferma che un orientamento su questi valori non può essere sbagliato. Come uno schema molto approssimativo per il cambiamento degli eventi ormonali nella vita delle donne, possiamo prendere questo grafico che più o meno ci fa vedere come si sviluppano i diversi sistemi, quello degli estrogeni e del progesterone, invece quello delle gonadotropine. Ma purtroppo non è così semplice la situazione, un po' più dettagliata è questa immagine che, grazie al dottor Beck, un grandioso dottore a Monaco in Baviera, dimostra più chiaramente com'è difficoltosa la situazione, che può iniziare già a 40 anni con un calo del progesterone, mentre altri, cioè soprattutto l'estradiolo, rimangono ancora in alto. E da questa differenza risultano già molti problemi: irrequietezza, eventualmente anche depressione, un calo delle prestazioni intellettuali e molto altro. Poi, quando arriva la fase in cui anche gli estrogeni vanno su e giù, arriva eventualmente davvero la tortura per le donne. Quali sono i tipici sintomi che portano le donne nelle
nei nostri studi. Alcuni sappiamo già per esperienza, forse la propria esperienza, sono le sudorazioni, allora uno squilibrio anche del sistema vegetativo già menzionato, la insonnia, oscillazioni dell'umore che fa soffrire anche gli uomini, attacchi di panico, depressioni molto frequenti, un aumento ponderale, eventualmente il primo argomento che porta una donna già di 45 anni forse nel nostro studio è la ritenzione idrica. Dottore, non mangio tanto e lo stesso aumento di peso. È un argomento che sentiamo spesso, a volte dicono anche la verità. Devo ammettere che chiaramente cambia anche l'appetito in questo periodo, solo che eventualmente le donne non si accorgono di questo atteggiamento un po' sbagliato nei confronti dell'alimentazione, ma troveremo spesso e non volentieri questa ritenzione idrica come causa per l'aumento ponderale dovuto alla relativa, non assoluta, dominanza degli estrogeni. E questa è proprio una bellissima foto, questa, che si può eventualmente intuire che sono spesso le donne che hanno forse avuto tardi i figli, che forse non hanno raggiunto tutto quello che volevano nella loro vita, che sono colpite chiaramente di più, perché non solo il calo ormonale, ma anche questa sensazione di non aver raggiunto proprio la propria meta della vita fa parte della problematica. Secondo la onnipresenza degli effetti ormonali in tutto l'organismo, i sintomi del fallimento, posso dire, sono anche molteplici. Come potete vedere, ripeto, il problema dell'umore, la irascibilità, il problema anche della pelle, certamente adesso arrivano le rughe, la pelle è meno elastica, è meno umida, arrivano i problemi mestruali. C'è il rischio dell'osteoporosi, soprattutto tra le donne che sono molto sottili e molto, molto esili già prima nella loro vita. I capelli diventano fini e secchi, abbiamo il problema del seno che casca, rischi cardiaci e poi molto, molto frequentemente un problema taciuto, non menzionato neanche davanti al medico o al terapista, la incontinenza. Ripeto sempre il problema che ai tempi di un Peter Paul Rubens non si poneva, l'ideale della bellezza era proprio ben diverso dal nostro, ma qui si vedono già i tipici problemi che si trovano in una fase transizionale, in una fase di una mancanza di ormoni naturali. Allora, quali sono le possibilità terapeutiche? Da un lato ci sono chiaramente le terapie convenzionali che conosco personalmente, sin dalla mia gioventù, che era l'età d'oro di queste sostanze, un hype, come si dice oggi, c'era per molti, molti anni e sembrava che avessero trovato veramente una panacea contro tutti i mali delle donne. Molto interessante se uno vuole entrare nella storia di questi prodotti, che alcuni dei ricercatori su questo campo effettivamente avevano obiettivi eugenici. Questo sembra un po' anche terrificante in una qualche maniera. Parallelismi con il presente sono ovviamente puramente casuali. Allora, che cosa si sperava di ottenere da
da queste sostanze. Ecco un breve elenco: protezione contro l'osteoporosi, confutato nel frattempo, protezione del cuore, della circolazione, assolutamente no. Protezione contro diverse forme di cancro, purtroppo non è subentrato questo, anzi il contrario. E sì, un miglioramento dei sintomi dello stesso climaterio erano visibili, purtroppo non così frequentemente come speravamo ai tempi. La contraccezione, sì, questa funzionava. È molto interessante adesso pensare al fatto che gli ormoni sintetici utilizzati per le terapie ormonali si trovano dappertutto: l'acqua potabile al polo nord, al polo sud, sui ghiacciai, anche in Svizzera, e stranamente nessun ambientalista si interessa per questo. Invece il CO2 se ne parla molto. Facciamoci qualche pensiero. Al posto dei grandi successi, cosa è successo? Lo sappiamo dall'anno 2002, che effetti collaterali erano in parte anche disastrosi, per essere sincero. E come mai è successo questo? È molto semplice, perché abbiamo utilizzato, prescritto, o forse anche prese le donne naturalmente, noi uomini un po' meno, delle sostanze completamente estranee al nostro organismo. Ecco un esempio: stilbestrolo, per molto tempo una sostanza molto tipica. Stessa cosa vale per i gestageni, che erano differenti, anche se un po' meno relativamente differenti dalla natura, di quanto non erano gli estrogeni. Questo abbiamo già accennato, che purtroppo non hanno tenuto la parola queste sostanze sintetiche. Negli ultimi anni quindi era visibile un cambiamento dell'atteggiamento dei ginecologi, che prescrivono visibilmente meno questi ormoni, almeno per le pazienti che soffrono di un sindrome meno pausale. E quindi dobbiamo chiederci: ma cosa c'è di aiuto? Perché è un problema per lo studio, per la prassi di ogni giorno. Una delle possibilità con la quale lavoro spesso io sono ormoni bioidentici, di cui origine è una pianta messicana. Purtroppo la scienza ufficiale non se ne occupa molto, e quindi sappiamo solo da pochi studi scientifici tutti gli effetti, e sappiamo finora solo dal progesterone naturale, cioè bioidentico, identico a quello delle donne, cosa fa. E abbiamo fortunatamente la possibilità di trattare anche donne giovani con problemi delle loro mestruazioni. Naturalmente non si tratta di anticoncezionali, questo va detto a questo punto. Una possibilità anche frequentemente richiesta da parte delle pazienti sono i fitoestrogeni, ma sono davvero una via d'uscita? Io sono un po' in dubbio, anche se alcune di queste sostanze assomigliano ai nostri ormoni. Se dico ai nostri, intendo chiaramente anche noi uomini, che eventualmente abbiamo addirittura bisogno anche di un pelino di estrogeno, ma questo è un altro argomento. Alcuni medicamenti conoscerete sicuramente molto bene: la cimicifuga, un prodotto anche registrato, prescrivibile anche a carica della Cassa Malati. Abbiamo alcune indicazioni dove funziona anche bene, tipo problemi della prima fase del ciclo di una donna, perché la cimicifuga possiede una leggera capacità proestrogenica. Il rabarbaro, con in circa le stesse indicazioni. Trifoglio rosso trova più il suo principale impegno, utilizzo in creme, in gel,
trattare la secchezza vaginale, la melagrana, stessa cosa. Alchemilla è venuta nella medicina popolare come tisana, ad esempio. Vorrei comunque non mancare elogiando un attimino anche l'omeopatia classica che ci ha dato un enorme orizzonte di conoscenze anche sulla vita emozionale, emotiva, e vorrei solo menzionare alcune delle sostanze più utilizzate, più utili anche come l'achesis, il famoso serpente, quasi il quadro pieno delle donne in menopausa con le vampate, le tachicardie, le palpitazioni, la stretta intorno al collo, il fiato che manca anche al marito spesso. La pulsatilla invece, la donna molto dolce, molto forse introversa, che suda, che permanentemente deve aprire la finestra, che conoscete anche questo tipo di pazienti, la seppia, la donna che ha l'abbassamento dell'utero, che ha forse anche delle infiammazioni in questa zona, che soffre anche di problemi della vescica, la donna che anche vicina al burnout e viceversa, e altre cose del genere. Lo zolfo, il tipico quadro dello zolfo, sicuramente è presente a tutti che conoscono la materia medica, le caldane, eczemi, le sudorazioni, eventualmente puzzolenti, devono scappare dal letto durante la notte queste povere donne, eventualmente anche correre veloce veloce al frigorifero per tirar fuori un pezzo di cioccolato per mangiarlo. È molto tipico questo calo della glicemia in queste persone. Dobbiamo essere sempre in chiaro che possiamo curare molto bene molti sintomi anche con l'omeopatia classica, ma da solo sicuramente non basta eventualmente più, perché al giorno d'oggi le situazioni sono molto di più complicate che non una volta. Vorrei solo velocemente accennare che lavoro anch'io con certe composizioni omeopatiche che sembrano di avere un effetto positivo sulla ghiandola ipofisaria, e nei handout avrete poi queste ricette che potete chiaramente molto volentieri utilizzare. Un attimino vorrei comunque ricordare a un metodo che purtroppo è quasi estinto, che ha avuto proprio il suo punto di partenza qui in Svizzera, intendo la organoterapia secondo il professor Paul Niehans, che aveva una grandissima idea, basandosi su ricerche che risalgono dire anche al Novecento e che aveva ai suoi tempi, a partire dagli anni 30, un enorme successo con i suoi prodotti. Tra i suoi pazienti si trovarono personalità come Papa Pio XII, il Duca di Windsor, il famoso ex re della Grande Bretagna, Charlie Chaplin e molti attori di Hollywood. In Svizzera purtroppo è in tanti paesi quasi non più esistente. Un veloce sguardo sulla medicina naturopatica classica vorrei dare. Ad esempio, un salasso può essere utile per le donne nella fase più del climaterio. La sindrome menopausale può approfittare proprio, cioè le pazienti, da un salasso piccolo, non come ai tempi del Medioevo o come qui rappresentato a sinistra, non sono cure da cavallo, ma salassi piccoli che aiutano a diluire il sangue, e medicamenti antiaggreganti non sono una diluizione del sangue. È una cosa che viene spesso un po' confusa.
ma anche una dieta adeguata può aiutare, come potete vedere qua. Le donne che soffrono davvero delle caldane vanno anche un po' consigliate in questa direzione di cambiare la loro alimentazione verso un'alimentazione più alcalina, più fredda, anche se vogliamo utilizzare questa idea anche della medicina cinese. Un suggerimento credo abbastanza utile sarebbe anche questo del digiuno di breve durata, e c'è un digiuno naturale, la notte chiaramente, in cui si rigenera ad esempio la serotonina, la melatonina, sempre a condizione che non mangiamo troppo tardi, e qui in particolare non carboidrati, che chiaramente possono avviare il metabolismo dell'insulina, che da sua parte interferisce con la produzione della melatonina. Quindi se queste donne si lamentano di un sonno interrotto e non possono addormentarsi, consigliate per favore che loro facciano anche questo digiuno. La madre dell'attuale regina inglese non per caso è arrivata a 101 anni, che dopo le 6 della sera non mangiava più. Beveva comunque il gin, questo ovviamente non può essere così cattivo. Altri suggerimenti per una vita chiaramente di buona salute sono sempre al posto giusto: meno caffè, meno tè nero per via anche dei minerali, meno fosforo, meno proteine estranee in generale, e soprattutto sono sempre alla testa delle intolleranze alimentarie uova, latticini e anche grano duro. Chiaramente bere abbastanza, un problema per le donne, noi uomini abbiamo un po' meno problemi, soprattutto adesso ai tempi del campionato europeo, bere è proprio fa parte del gioco per noi telespettatori, quindi un consiglio per le donne, fatelo come lo facciamo noi, almeno per questo campionato. E chiaramente anche questo sia menzionato. Gli esercizi di rilassamento, sono misure assolutamente importanti in certe circostanze. Sapete che con l'entrata in menopausa il sistema dei muscoli soffre in modo importante, che poi possono arrivare problemi tipo fibromialgia e molto altro. Eventualmente anche una colonterapia può essere di aiuto quando ci sono problemi di grave stitichezza, quando ci sono problemi di una iperacidità dell'organismo in generale. La colonterapia in più aiuta ad attivare il parasimpatico, quindi fa un po' il lavoro anche del progesterone. La terapia neurale nelle mani di cui ne è esperto può essere un mezzo di grandissimo aiuto per calmare un sistema neurovegetativo iperaccitato. Solo per ricordarvi delle possibilità della medicina ortomolecolare, zinco e rame che aiutano per il metabolismo degli stessi ormoni, acido gamma-linolenico che conosciamo più dalla terapia della pelle, di malattie cutanee, oppure anche come un medicamento che aiuta per chi soffre di problemi del cuore, non è da dimenticare anche in questo contesto la vitamina D, silicio, vitamina K e molto altro può essere d'aiuto. Ecco, questo slide è arrivato al posto sbagliato. Andiamo allora subito al prossimo argomento, quello della medicina della terapia con l'omeopatia complessiva. Questi prodotti sono veramente eccellenti perché possiamo avvicinarci al quadro che ci presenta la paziente in modo convenzionale.
cioè possiamo orientarci tranquillamente ai sintomi e sappiamo che abbiamo qualcosa a disposizione che può aiutare velocemente e in modo sicuro senza effetti collaterali. Un problema molto fastidioso e quotidiano, posso dire, è già accennato, la ritenzione idrica. Il numero 42 è composto di alcune sostanze molto utili per il sistema venoso, ma anche per il sistema linfatico. E fortunatamente ci sono dentro anche delle sostanze che aiutano al fegato, perché il fegato è il luogo dove il nostro organismo produce la linfa. Assieme a Secale, un medicamento che può tonificare, posso dire, i capillari, assieme anche a Mamelide o Esculus, chiaramente, è un ottimo prodotto per stimolare, per migliorare la situazione della circolazione. Pensateci un attimino, soprattutto adesso d'estate, quando questi problemi diventano la regola. Questo medicamento avevo già presentato nella precedente, credo, presentazione Neuroglobin, un medicamento che quasi ogni giorno devo prescrivere, soprattutto in questa fase di grande scombussolamento delle menti e di grandi ansie, paure, preoccupazioni per il prossimo futuro. La composizione è molto interessante, c'è dentro l'achesis, anche glonuinum, due sostanze che mirano in particolare su tutto quello che è troppo agitazione, pienezza di paura, di sangue, quello che è. È allora una mistura molto interessante, accompagnata anche dalla Ignazia, il medicamento che funziona più in casi di alta sensibilità, le persone altamente sensibili, ma le persone che soffrono in maniera nascosta, possiamo dire. Ignazia, forse una preoccupazione, un'ansia anche nascosta. Moschus, un piccolo ma molto efficace medicamento che assieme alla lachesis aiuta quando il paziente accusa problemi di stretta in gola, pressione sul petto ed altro. Ignazio Compositum è un po' diverso nel suo accento, posso dire, per via di questi componenti, il potassio fosforico, il tipico ben conosciuto medicamento della medicina del dottor Schüssler, un medicamento del esaurimento, come c'è scritto qua. Davvero è così anche per i bambini, per alunni che sono esauriti, che hanno fatica di concentrarsi, è un ottimo medicamento. Zincum metallicum, la debolezza del sistema nervoso, adesso mi sembra questo sia francese, la debolezza del sistema nervoso. Tremolio, tremolio delle gambe, tremolio interno, un sintomo che quasi quasi non possiamo veramente provare, non possiamo vederlo, e spesso la medicina convenzionale si ripara con medicamenti tipicamente antidepressivi, che chiaramente possono creare problemi anche loro. Avevo prima detto che la medicina con i preparati della organoterapia non esiste più, perché c'è una piccola eccezione e grazie alla ditta Reykjavik abbiamo ancora un piccolo ricordo di questa altrimenti favolosa terapia, il Euglandin, che contiene ovarium suis, chiaramente in preparazione omeopatica, che dà un diretto aiuto, una diretta informazione a questi organi, alle ovaia, che
che si trovano in fase di declino. Molto bene si abbina a questo Euglandin il Climacteran. Già oggi l'ho prescritto di nuovo, un tipico medicamento per la menopausa. Copre un po' tutti i sintomi che girano intorno al calore, alle sudorazioni. Chiaramente devo lasciare la scelta tra i medicamenti già menzionati e Climacteran alla vostra esperienza e al quadro della individuale paziente che si trova davanti a voi, ma posso dire che quando i sintomi alla testa dei problemi della paziente sono quelli della sudorazione, dei problemi notturni, eccetera, non potete sbagliare prescrivendo il R10, grande medicamento per via della sua composizione che aiuta piuttosto al lato dell'estrogeno basso. Anti-idrosin, anche questo va molto bene se il problema principale si trova nelle sudorazioni. Troviamo di nuovo la sepia Sambucus, molto interessante anche come medicamento fitoterapico in questo ambito, la salvia e Iavorandi e Belladonna, entrambi i medicamenti avendo un forte impatto sul sistema vegetativo, che sono anticolinergici. Il disturbo notturno. Dottore, non posso addormentarmi oppure mi sveglio durante la notte, ma non posso prendere nessun medicamento convenzionale, chiaramente, perché ho quasi la spornia, non posso alzarmi alla mattina. In questi casi posso raccomandare la R14 quieta, di cui stiamo facendo assieme alla ditta Reykjavik un piccolo studio in questo momento con buoni risultati finora. La composizione è abbastanza grande, possiamo dire, ce ne sono molte cose per coprire una grande area di sintomi, iniziando con la passiflora che ha un effetto sui recettori dell'acido gamma butirico, la Ignazia già menzionata, coffia, il tipico medicamento quando i pensieri non vogliono andarsene, quando girano, rigirano, avena sativa, chiaramente un tipico calmante, anche per situazioni dopo un incidente, ad esempio. Cincum valerianicum, di nuovo anche la impazienza delle gambe, le gambe che sono proprio in un permanente movimento. Anche questo non vogliamo dimenticare, l'alfalfa, già descritto nella presentazione precedente, un medicamento che ho iniziato ad amare sempre di più, non solo perché ha un gusto molto molto buono, ma perché funziona davvero. Quando le donne dicono 2 ore alla mattina e poi sono sfinita, non reggo più, mi stanco facilmente, tutti questi problemi dell'esaurimento, chiaramente, perché? Perché manca il sonno rigenerativo, manca la produzione adeguata di cortisolo durante la notte perché manca il progesterone, e tutto questo porta a questa situazione di sentirsi sfinita. Anche qui molti conosciuti come calcium fosforicum, acidum fosforicum, tutti i fosforici che sono chiaramente anche donatori di energia. Fosforo è chiaramente, fa parte dell'energia, adenosin trifosforo, conoscete tutti che è importantissimo per la vita. Dottore, non perdo chili. Abbiamo già parlato della ritenzione idrica, ma possiamo fare ancora di più al di là della
attivazione della linfa, del flusso sanguigno, possiamo aiutare a queste donne con il R59 vesicoline, Fucus vesiculosus, una specie di alghe che chiaramente contiene un po' di iodio, iodio essendo non solo importante per la tiroide, ma svolge altri compiti in tutto l'organismo, è un attivatore, possiamo dire, al di là della tiroide. Facendo bene, relativamente in modo frequente, degli esami che riguardano il metabolismo dell'iodio, dobbiamo dire che 8 su 10 pazienti sui quali vengono effettuati questi test hanno un tasso troppo basso di iodio, quindi manca un fattore importante di energia. Grafites, l'altro medicamento omeopatico, è conosciuto nella omeopatia come il lardo che ha freddo, cioè la persona che stanca per via anche del sovrappeso, che reagisce in modo molto molto rallentatore, che soffre di stipsi e via dicendo. Questo è un candidato, una candidata per questa combinazione. Di nuovo, chiaramente, problemi già accennati, Silicea compositum, un prodotto che aiuta a migliorare la situazione delle unghie, della pelle, dei capelli in particolare. Troverete, oltre alla silicea, che è il minerale più frequente del nostro organismo, non il calcio, la silicea lo è, troviamo acidum idrofluoricum e la thuja. Tutti voi che conoscete la materia medica omeopatica sapete la thuja ha come sintomo, uno dei sintomi guida, il problema delle unghie, che sono fragili, morbide, eventualmente già malformate. Borax dai vecchi tempi, un medicamento contro funghi, contro la micosi anche intestinale ma anche vaginale, un prodotto molto molto importante al di là dei tipici prodotti come la nistatina, perché qui abbiamo dei ingredienti che servono per rigenerare proprio le mucose, raga di mucose che facilmente si infiammano, eccetera. Sono una top indicazione per borax. Di nuovo un prodotto che mira sulla struttura, calcosin, con i seguenti ingredienti, i diversi calcium che conosciamo bene, carbonicum, fluoricum, ipofosforicum, fosforicum, Eklalava, un prodotto dalla Islanda, da un vulcano dell'Islanda, che serve contro i temuti esostosi che si trovano, esostosi che possono anche essere un sintomo della poliartrosi delle mani. E di nuovo la silicea. Ancora due veloci appunti su un problema molto spesso e volentieri nascosto, la cistofilina, cistofilin R18 per le infiammazioni e irritazioni delle vie urinarie. L'ho trovato molto utile in casi di microproteinuria anche. Non abbiamo molti medicamenti a disposizione che possano essere utili per questo fenomeno. E poi Nocturin, che serve quando le signore hanno i famosi problemi della vescica che non regge più bene, quando devono uscire di notte dal letto, chiaramente anche un sintomo della carenza di estrogeno, no? La mucosa della vescica insottilisce. La stessa cosa vale chiaramente per il tessuto, per la muscolatura del bacino, che diventa sempre più debole, e quindi i famosi problemi. Anche quando perdono l'urina, starnutendo, tossendo, oppure quando raccontano: devo comprare
quando lo sento che arriva, devo correre, altrimenti ci sarà un disastro. I ben conosciuti ingredienti sono in prima linea il caustico, un medicamento sviluppato dal famoso Hahnemann stesso, ferrum fosforicum, il medicamento per le situazioni acute, e kalium fosforicum, di nuovo per il sistema nervoso. Più o meno posso finire a questo punto, che ho, spero almeno, se anche in breve, potuto darvi una idea sulle possibilità, buone possibilità che abbiamo con queste medicine. Chi si interessa di più, chi ha delle idee già come vuole eventualmente trattare se stesso, se stessa oppure i pazienti, può facilmente trovare aiuto su questa homepage della Reykjavik, dove si trovano molte idee, ben organizzato tutto, si può trovare diversi titoli, diversi sintomi e si può scegliere già i primi medicamenti, le prime terapie. Raccomando comunque sempre di conoscere bene le diverse sostanze, di forse entrare ancora nella propria materia medica omeopatica per scegliere bene. Facendo in questa maniera possiamo sicuramente raggiungere degli ottimi risultati per le nostre pazienti, come la vedo qua. E vi ringrazio della vostra attenzione, ringrazio di nuovo al signor Paride, sua elegantissima signora che è anche qui presente, a tutti quanti che si sono impegnati per le nostre pazienti di cui abbiamo parlato stasera. Grazie, buona serata a voi tutti. Grazie a tutti intanto e grazie soprattutto a lei, Doc, per le sue esauriente spiegazioni. Potete fare delle domande a chi è connesso. Nel frattempo ricordiamo che a settembre ci sarà il terzo webinar, dove manderemo ancora gli inviti a chi vorrà essere presente. E ci sarà sempre il dottor Kunke con noi a parlarci delle super spiegazioni come È sempre. più una minaccia o una promessa? Una promessa perché noi siamo orgogliosi di averla presente. Nessuna domanda, bene. Direi che è stato più che esauriente. Se avete comunque altre domande basta scriverci per email, vi faremo avere slide per chi devo essere. Una domanda è arrivata, vediamo. Allora, una domanda, Doc. La posologia è sempre di 15 borse tre volte al giorno o 45 in una borraccia? Una buona idea, difatti, di prendere la dose di una intera giornata in una bottiglietta con acqua naturale e berla proprio con i sorsi. Questa è una idea buonissima, devo dire. E casomai, diciamo, se ci fossero proprio dei problemi della vescica, diciamo, oppure eruzioni di sudore, si può prendere qualcosa in aggiunta, non, il bello è che con questi prodotti non possiamo entrare in una tipica reazione omeopatica, spesso temuta quando abbiamo forse un dosaggio troppo alto di una alta diluizione di un omeopatico. Quindi grazie di questa proposta, di questo ricordo, è veramente raccomandabile fare in questa maniera. Non ci sono altre domande? Allora ripeto, grazie ancora e buona serata.